Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti nel video della perdizione. Allora, siccome c'è periodo di saldi su AliExpress e devo prendere delle cose, ho pensato perché non fare un video mentre acquisto e spiegare un paio di cose a chi ancora non ha mai comprato oppure ha timore di comprare, non sa come fare. Allora, io ho un cellulare Huawei, un Android, quindi diciamo ho scaricato l'applicazione da Play Store e questa è l'applicazione, questa qua, AliExpress. La apriamo e questa è la homepage di AliExpress. Allora, hanno aggiornato il sito, l'applicazione, quindi è cambiato qualcosa. Adesso qui sotto abbiamo tutte le cose che ci interessano, per esempio qui c'è account, il carrello e ricerca. Ricerca che poi sta anche qua sopra. Allora, la prima cosa che bisogna fare ovviamente è iscriversi e creare un account. Ora, questa sono io, lo sapete tutti come mi chiamo e questa è il mio, diciamo, il mio profilo. Ora, udite, udite, io su AliExpress sono, mi viene da ridere perché sono utente platino. C'è chi ha la carta gold di Sephora, che vuol dire che ha speso 1000 euro da Sephora e quindi ha la carta gold. Io invece ce l'ho su AliExpress. Ok, dunque. Va bene, utente platino in questo caso vuol dire che ci sono un po' di agevolazioni e mi sembrava che ho letto qualcosa tipo i rimborsi vengono effettuati più velocemente se c'è qualche controversia aperta, eccetera. Insomma, vabbè, alcune cose sono scontate. Va bene, insomma, anche io con la mia platinità ho qualche piccola agevolazione. Allora, questa scritta rossa che c'è in questo momento, che oggi è il 7 febbraio, c'è scritto che praticamente loro dal 31 gennaio al 13 febbraio stanno in vacanza per il Capodanno cinese e che quindi le spedizioni potrebbero subire un ritardo di 14 giorni e vi assicuro che è così perché quando i cinesi stanno in vacanza, non gliene può fregare di meno del lavoro, stanno in vacanza. Quindi, vabbè, loro ti avvisano, tu ne sei consapevole e amen. Quindi, prima cosa bisogna creare un account inserendo una mail e una password, tutto qua. E poi bisogna avere una carta di credito, semplicemente una PostePay, una prepagata di qualsiasi altra banca, non è che deve essere PostePay, può essere anche una prepagata di qualsiasi altra banca, può essere anche una carta di credito vera, io le chiamo vere, quelle che non sono prepagate. E niente, tranquillamente si può. Io non ho mai avuto nessun tipo di problema di frodi o mi hanno rubato i soldi, anzi, ogni volta che c'è stato da ridarmi i soldi, me li hanno ridati senza nessun problema. Quindi per questo mi sento di dire andate tranquilli perché non succede assolutamente nulla. Ok, detto questo, vado alla home. E cosa succede? Che loro giustamente questo è il luogo della perdizione perché febbraio favoloso, in questo momento ci sono dei saldi, degli sconti su qualsiasi cosa. Allora uno che fa entra dentro qua e ti dice in questo caso abbigliamento, però dunque aspetta, perché l'avevo visto già l'altra volta. Abbigliamento, ok, c'è cioè ogni sezione, utensili, bellezza e capelli. Allora, a noi quello che interessa a noi per quanto riguarda le unghie e il make-up, a me interessa anche il make-up, è la sezione bellezza e capelli. E quindi comincio a scorrere e vado a qui, bellezza e cura della, non si sa che, però vado qua dentro perché ci ero già entrata. E qui ci sono tutte le cose che riguardano le unghie. Avevo visto che Model Ones, come ci piace chiamarlo, dai, caricati, aveva messo dei
dei saldi molto carini, carini. Capelli e parrucche per ora non mi interessa, vedi altro. Dopo passo anche al make up, perché non è che mi faccio scappare anche quello. Eccoli qua. Allora, 1,33 euro invece di 3,22 euro. Ok? Quindi come faccio? Io cosa faccio sempre? Prima cosa vado a leggermi le recensioni di ogni prodotto che mi interessa. Allora, qui c'ha 4,8 stelle su 5 e hanno fatto questo prodotto, ha ricevuto 164 ordini. Che cosa fai? Scorri, scorri fino ad arrivare a recensioni clienti e mi vado qui a visualizza tutto, perché poi si apre la pagina delle recensioni e io quello che faccio è cliccare sulla prima foto che trovo e poi vado avanti e sotto ogni foto c'è scritto quello che la persona che ha acquistato scrive appunto la sua recensione. E ovviamente è tradotto in un modo a volte un po' strambo per dire colore leggermente diverso, aspetto fresco di supporto nero. Insomma, bisogna un attimino andare a interpretazione, però appunto io di solito mi vado a guardare le foto e leggo quello che le altre persone hanno scritto. Ma questo per tutte le cose che compro, non solo per le cose delle unghie. Allora poi cosa facciamo? Intanto qui molte volte loro ti mettono tante foto, no? E quindi già da qui possiamo farci un'idea di quello che andiamo a prendere. Poi dopo scorro e vado qui a colore, seleziona, entro dentro e qui ti fa vedere tutte le colorazioni disponibili. Io clicco dentro qua, clicco qua e mi si apre in grande. E quindi in questo modo comincio a scorrere, per esempio questo 1331, 1332 mi interessano, quindi faccio lo slash e poi faccio aggiungi al carrello. Articolo aggiunto al carrello, continua ad acquistare e ritorna alla pagina. Quando devo prendere un altro colore della stessa, appunto, della stessa pagina, vado qui. Questo era il 1332 che mi interessava. Faccio ok, aggiungi al carrello e così via. Continua ad acquistare. Mi guardo qualche altro colore. Poi ogni volta che torno indietro, praticamente lui rimane con l'ultimo colore selezionato. Vedete che c'è il quadratino rosso intorno alla foto? E così non mi sbaglio, non ci sbagliamo e devi ricominciare da capo. Quindi rientro dentro e mi guardo un po' gli altri colori. Mi sto rifacendo un po' di rossi e quindi voglio prendermi i rossi nuovi. Questo è l'ultimo che ho selezionato. Questo è bellino, ma ce n'ho un sacco, così dai, basta, su. Veramente è il luogo della perdizione questo, eh. Fammi provare questo. Aggiungi al carrello. E questi non credo che mi interessano. Questo cos'è un po'? No, quindi chiudo, chiudo
basta. Poi che succede? Quando tu entri in un prodotto, un po' come YouTube, scorrendo, scorrendo, intanto ti dice vai al negozio. Allora, questo negozio si chiama Trendy Nail Salon Store. Model Ons ha il suo negozio ufficiale, giustamente, però bisogna vedere a volte il negozio ufficiale. Non ha gli sconti potenti come il negozio non ufficiale, ma i prodotti sono quelli. Dunque, vi dicevo, qui puoi andare al negozio per vedere tutto quello che c'ha dentro il negozio, oppure puoi contattare il venditore mandando un messaggio direttamente al venditore. E poi, come primo consiglio, ti fa vedere i consigli del venditore. Queste sono cose che ha in vendita questo venditore, e poi, in base a quello che hai guardato, potrebbero piacerti. Ti consiglia anche altre cose, sempre in linea con quello che stavi guardando. Per esempio, qui dice che questi qua costano 1,16 euro. Vediamo un po'. Questi costano 1,16 euro, dovrebbero essere sempre gli stessi, 565 ordini, quindi è affidabile. Mi vado a vedere le fotografie. E un'altra cosa, voglio vedere. Ah, vedi? Ecco, bisogna stare attenti. Perché dice guarda, Model Ons. Allora, poi quando ci entri dentro, non è la stessa boccettina di quell'altro, vedi? È quella piccola. Praticamente questo è da Dai, apriti su. Queste sono le boccettine da 7 ml. È la marca Model Ons e va bene, ma sono le boccettine da 7 ml. Quindi costano 1,16 euro, e invece quelle grandi da 10 ml costano 1,33 euro in questo momento. Quindi niente, basta. Torno indietro e non ce ne frega niente. Andiamo a vedere se ci sono altre cose in offerta. Allora, per esempio, vado qua nella sezione cerca e mi scrivo Rosalind, la marca che mi piace tanto. Ecco, vedi, già solo scrivendo Rosalind già mi esce come suggerimento Rosalind Official Store, e quindi ci entro dentro. E qui mi apre proprio il negozio, mi apre proprio il negozio di Rosalind. E qui anche loro giustamente scrivono Holiday from 2 to 12 febbraio, quindi stanno in vacanza fino al 12 febbraio. Però se una cosa interessa, non ce ne frega nulla. Allora, vediamo un po', facciamo su tutti i prodotti. E andiamo a vedere, scorro un po' nel negozio e vedo un po' che cosa mi interessa. Non sembra che stiano facendo dei grandi sconti loro. Vi devo dire anche che ogni volta che fanno gli sconti mi mandano un messaggio, ma non perché sono io, semplicemente perché starò nella lista delle persone a cui hanno spedito, che cavolo ne so, un messaggio direttamente qui nella sezione messaggi di AliExpress, non è che mi scrivono a casa. Allora, qui dice, ah, questo da 0,70 è da 5 ml, però, quindi proprio anche no. Questi sono i cat eye, pare che sono in offerta. Quando vedete doppio prezzo, vuol dire che parte da, quindi noi entriamo dentro,
Seleziono un colore qualsiasi e vedi che mi viene 2,25. Ne seleziono un altro, sempre 2,25. Allora, qual è? Ecco, questo qua è quello che costa 1,50. Che cos'è la base? Diciamo che può essere un po' ingannevole, è una sorta per attirare l'attenzione, però poi bisogna farci attenzione, voglio dire, perché anche questo sicuramente costa infatti 1,50, che è il top. Invece poi se seleziono un colore costa 2,25. Insomma, io non la trovo così ingannevole la cosa, non è che ti stanno, è solamente per acchiappare. Dove sono i miei cari? Eccoli qua. Allora, questi sono i colori di cui vi ho fatto il video l'ultima volta. E mi vado a guardare che colori ci sono qui. Allora, questo 58 potrebbe essere interessante per l'estate. Lo seleziono e lo aggiungo al carrello. Tutti gli altri direi che per ora no. Allora, vediamo cosa mi suggerisce. Allora, qui intanto poi c'è tutta la descrizione, tutte le parapaparapà. C'è tutto quanto e poi vado fino giù, scorro, scorro. Qui c'è addirittura un piccolo step by step di come farlo. Scorro, scorro e arriverò ai consigli del venditore. Ecco qua. Allora, qui voglio vedere Orange, la sezione Orange serie. Poi entrandoci dentro ci sono anche altri colori. I colori a volte sono un po' ripetuti, no? Però insomma, bisogna perderci un attimino di tempo. Questo mi sconfinfera. Questo mi piace. Vediamo quanto costa. Perché 1,50 euro. Perché ho visto che c'erano anche qualcosa a 3 euro. Ah, 3 euro forse è questo perché è il doppio base e top. Allora, questo lo aggiungo al carrello e poi mi intrigava anche questo. Aggiungi al carrello e poi allora 2403 è questo, 2404 è questo. Sono belli, eh? 2404, 2403. Ma insomma, sono un po' simili. No, dai, basta, chiudi, chiudi. E vediamo un po'. E infatti, questo viene 3 euro, che sarebbe base top insieme. Allora, chiudo e vado oltre. Vediamo che cosa altro mi suggerisce. Scorri, scorri, scorri. Allora, mi suggerisce i grigi. Vediamo, questi forse sono i neon. Ora questo non mi interessa. Torno indietro e guardo sempre nei suggerimenti. Questo. Questi sono i rossi, vediamo, a parte che li ho già presi. Qui ci sono rossi, blu e viola. Blu, no, questo. Ah, questo è un po' glitterino, però no. No, dai, dai, basta. Vedi,
Come traduce? Impressionante di colore, follemente felice. Ora queste vernici sono i miei preferiti. Il cestello ha un sacco di altri colori. Spero che essi sono la stessa consistenza e allineare. Mi raccomando, questo negozio è ora il mio preferito. È brava. E questa scrive dalla Germania. Quindi andiamo tranquilli. Va bene. Allora, io direi che per ora. Queste sono le cose. Volevo prendere forse qualche cat eye, sai? Allora, cosa faccio? Scorro, scorro, scorro e vado al negozio. Quando mi dice vai al negozio. Madonna, questi scrivono. Ecco, vai al negozio. Scorro fra le cose che. Allora, questi sono quelli piccoli, questi neri. Qui vi fa vedere, ci sono varie bottiglie, vedi? Ah, ecco che dovevo prendere il poligel. Ah, il poligel, vediamo un po'. Volevo provare quello di Venalisa che mi avevate suggerito, che l'hanno cambiato, l'ho visto, infatti già ce l'avevo nel cappello, stavo dicendo, nel carrello. Vediamo che dicono. 1220 ordini. Beh, recensioni clienti. In base alla descrizione un po' di liquido confezionato in un gonfio, è venuto veloce, piccola spazzola. No, io voglio sapere il prodotto com'è. Tutto è accaduto in mesi di tempo in un pacchetto. Madonna, ci sono traduzioni che proprio non, neanche con tutta la buona volontà non si riesce a. Non riesco a capire. Grande prodotto, è venuto in un mese e mezzo. Vediamo un po' questa foto. Quick building, però poligel. Mi spaventa. Oddio, ma che unghia ha fatto questa? Paura. No, non mi convince troppo. Vado a prendere quello di Venalisa. Allora. Vado a prendere quello di Venalisa. Abbiamo detto che cercavo i. Vedete, poi c'hanno tutte le lampade, c'hanno i painting gel. C'è un sacco di roba, ragazzi. Questo veramente è il luogo della perdizione. Andiamo nel carrello un po'. Allora, per vedere. Ogni prodotto che voi mettete nel carrello che è di un certo venditore, vedete, il venditore c'ha il suo, è tutto suddiviso. Quindi poi scorro. Qui c'erano già cose vecchie che avevo già messo prima nel carrello, sempre di loro. E poi quando cambio, vedi, venditore ha cambiato, è cambiata sezione, come dire. Allora, se voglio vedere quanto sto spendendo da Rosalind, clicco qua, mi si selezionano tutte le cose e mi fa vedere qua 19,59 quanto vado a spendere. Allora, ci sono delle cose che non mi interessano, quindi levo questo per esempio, levo questi. Ah, volevo prendere un questo, boh, forse lo lascio. Levo questi che non mi interessano per il momento. Ed ecco, vado a spendere 6,15 euro. Però vado poi a selezionare tutti questi di Modelons e aggiunti, sommati a quelli prima di Rosalind, vado a spendere 15,46. E poi eccolo qua, l'avevo già messo nel carrello. Voglio provare questo di Venalisa e viene 21 e 26 e poi make up, ragazze, cioè io sono impazzita. Ho messo nel carrello addirittura l'aspirapolvere tipo Dyson, che ho letto delle recensioni che è uguale al Dyson. Ora costa 100 165, ma c'è stato un momento che costava, mi pare, nemmeno 40 euro. Infatti l'ho messo nel carrello per quello, ma poi ho detto vabbè, lasciamo perdere, però lo lascio nel carrello. Questa marca ho letto che è fantastica, Pupiu. Ecco, se vi interessano articoli del genere. E
vabbè, e quindi questo è quello che voglio andare a prendere. Mi guardo un attimino. Voglio farvi vedere. Adesso io torno indietro come se nulla fosse. Qui in alto c'è la lente per cercare le cose e cerco Venalisa. Venalisa Official Store mi esce fuori subito. E anche qui ci dicono che dal 30 gennaio al 15 febbraio stanno in ferie. Parapaparapa. Che è successo? Sei impazzito? Scatta e acquista. È impazzito, eh? Abbiate pazienza. Venalisa Official Store. Che cavolo stai facendo? Vabbè, prodotti. Allora, qui abbiamo addirittura la boccetta. Forse si sta aggiornando. Allora, vediamo se ce la facciamo. Addirittura vendono la boccettina da 30 ml di sigillante con il beccuccio e quando ti pare tu ti vai a riempire la boccetta. Ecco qua. Questo cos'è? Olografica specchio polvere bicromato di potassio pigmento. Ma che le traducono a fa ste cose? Ah no, vabbè, è la solita polverina, sembrava che fosse un gel. No. Allora, volevo vedere un occhio di gatto a 0,65, che fai, non lo compri? Vediamo un po' se è vero. Ah, questi sono addirittura gli occhi di gatto quelli doppi. Che fa 2,34 0,65 che è? Mo vediamo. Ecco, è la penna. È la pennina. Tarotarotaro. Questi come sono fatti? 2,38 costano. No, questi sono peacock. No, non sono magnetici, ma magnetici sono questi. Questi doppi non sono male, eh? Sono caruccetti proprio. Vediamo un colore che mi ispira. Un colore che mi ispira. No, ne voglio prendere uno solo, perché mo veramente non esageriamo. Guardiamoli un po' messi tutti, tutti belli in fila così. Un colore che mi ispira. Aiuto. Forse questo. Ma sì, dai, 2,38 euro. Insomma, non è che te lo stanno proprio regalando, eh? Però poi che faccio io? Vado giù e guardo nei correlati. Ah, qui l'avevo messo. Ma sì, dai, va bene quello. Vado nei correlati e vediamo se troviamo qualche altro negozietto che lo vende a di meno. Eccoli qua i colori che vi ho fatto vedere l'altra volta. Costano 1,45 euro. Questi ne valgono la pena, veramente. No, dai, basta. Torniamo indietro e avevo detto. Ah no, avevo detto che volevo guardare se c'era qualcun altro che li vendeva. Ecco, anche quest'altra marca è buona, sapete? UR Sugar, che poi l'ho tradotto, diventa UR Zucchero. Ma anche questi non sono male. Vediamo, perché dice da 1,34 euro a 2,10 euro. Quindi io seleziono un colore qualsiasi, tipo questo, 1,74 euro, questo 2,10 euro.
Perché costa 2,10 questo? Però sono 7,5 ml, quell'altro quant'era? Torniamo indietro. Quell'altro era... Questo è da 7,5 ml. Allora, sai che c'è? Ritorniamo giù e lo pago un po' di meno e mi prendo quest'altro. Facciamo seleziona. Guardiamoci un po' quale può essere. Oh, questo è bello, eh. UR01, allora qua, vedi, questi è un po' un casino. Questi si chiamano 3D1, questo è il 3D2, questo è il 3D3, questo è il Camaleon 1, questo è il Camaleon 2, Camaleon 3, questo è UR01, UR02, UR03, 4, 05, 06, vediamo quanto costano questi UR 1,74. Invece i 3D costano 2,10. Questi che sono figli di nessuno, UR 08, laser 5. Ah, questi laser hanno anche i glitterini all'interno, vedi? Si può usare anche come semplicemente senza metterci poi il magnete e quindi rimane semplicemente glitterato. Non male. Questo magnetic box. Ah, questi sono... Mamma mia, c'è un mondo, ragazzi, c'è proprio un mondo. Un mondo a parte, questo è il nero perché te lo fa vedere sul nero. Questi Luminous Cat Eye. Oh Gesù, 3D1, 3D, 3D2. UR, che casino, ma com'è? Questo che è? Questo sembra tipo termico. Sì, thermal, c'è pure scritto, certo. No, i termici a me proprio non piacciono. Vediamo quanto costa questo 3D. È 2,10. 2,10 che poi è lo stesso di questo. Mamma mia, ti confondono le idee questi, eh. Allora, facciamo che... Facciamo che alla fine non ne prendo manco uno perché non so quale prendere. Questi col glitter erano carini. Dunque c'è rosso, arancione. Penso sempre all'estate, no? Verde, questo verde com'è? Verde scuro. No, prendiamo questo, va. Che costa? Ah, costa pure poco, allora ne prendo due. Allora, aggiungi al carrello, continua ad acquistare, seleziona, e come si chiamavamo questo? Eccolo, era quello verde che mi piaceva, sì. Aggiungi al carrello. Allora, basta. Stavo andando a cercare Venalisa. Come ci sono arrivata qua? Perché cercavo Venalisa. Allora, dal carrello qui, l'ultimo che ho aggiunto, questo qua non lo prendo, quindi lo seleziono e in alto qui c'è il cestino e faccio rimuovi. Ok, torno indietro.
Eccolo qua, Venalisa, vabbè, entriamo dentro e voglio prendere questo che dice New Acrylic Gel. L'avevo già messo nel carrello, però per farvi vedere la differenza, vedi, allora questi qua sopra sono quelli nuovi. New Acrylic Gel, White, Jelly Pink, Crystal Pink, Tender Pink, poi ci sono questi accessori e poi qui arrivano quelli vecchi di cui vi ho parlato malissimo, ma anche altre recensioni ho visto, e c'è scritto Poly Nail Gel Quick Building. È un po' non si capisce bene, quindi torniamo indietro e prendiamo questo New Acrylic Gel. L'avevo già messo nel carrello e adesso avevo preso il nude pink, sì, che va sempre, insomma, è sempre utile. Quindi questo lo chiudo, era solamente per farvi vedere perché comunque ce l'ho già nel carrello. Adesso vado a vedere un po' di cose che ho nel carrello e vediamo un po'. Anzi, torno indietro, torno indietro, torno indietro, torno indietro. Dai. Niente, sei impazzito? Allora, rifaccio, eccolo qua, bellezza e capelli. Bellezza e capelli. E poi bellezza e cura della, non si sa che, cura della persona, dov'era il make-up? Cura della persona? Capelli e parrucche, bellezza e cura della. Ok, comunque ecco qua, cominciamo anche con il make up. Questa l'ho già comprata, ragazze, ho visto mille recensioni. Non so se vi interessa questa di questa marca, è You Can Be. E è la perfetta dupe di Huda Beauty, l'ultima, la new nude, che io ci sbavo assolutamente, ma costa troppo, cioè non si può fare. E questi sono i dupe sempre di Huda Beauty. E questa l'ho già comprata, l'ho già comprata. E mi prenderò anche un'altra cosa. Vedi altro. Ecco questa, c'ho nel carrello anche lei. Questa qui che sarebbe la Born to Run di appunto di Too Faced, mi pare. E quasi quasi la sto per comprare. Allora, vi faccio vedere come funziona per andare appunto a pagare. Allora, se dovessi selezionare, seleziona gli articoli disponibili 78, cioè tutta la roba che ho nel carrello. Seleziono tutto e mi viene fuori 536 euro di roba. Direi che anche no. Allora ho detto che questi qua me li prendo tutti e due. Poi quelli di Rosalind che ho messo nel carrello, ma ci levo questo, 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 questo. Poi seleziono questi qua che sono i tre rossi, i tre, i quattro, quanti sono? Sì, tanti. E poi seleziono questo. Seleziono anche questo che è un gel di appunto di Venalisa. Voglio vedere com'è. Qui c'è la palette che mi sta chiamando, ma va bene, lasciamo perdere. Questo sigillante che ne ho sentito parlare benissimo della Angel, non mi ricordo come si chiama perché qui lo traduce. Va bene, ho deciso che la palette per ora la lascio, però mi prendo questi due rossetti che sono troppo carini. Ho letto buone recensioni, vediamo.
Allora, io ho selezionato tutto quello che mi interessa, praticamente vedi qua dice acquisti 16, ho selezionato 16 oggetti che ho nel carrello, il totale è 29,91 e vado a acquista. Qui c'è il mio indirizzo, ora per ovvi motivi non ve lo faccio vedere. E poi si può eventualmente anche cambiare selezionando cambio e aggiungendo un altro indirizzo e lui li tiene in memoria tutti gli indirizzi che avete scritto e poi c'è seleziona metodo di pagamento, quindi vado su seleziona e ti dà la possibilità appunto di pagare con vari modi. Io utilizzo questo, il primo, perché ho la PostePay e qui praticamente mi chiede di inserire tutti i dati della mia PostePay che andrò a fare adesso e poi vi faccio vedere che succede. Allora, una volta inseriti anche i dati della carta di credito, lui ti dà la possibilità di ricontrollare il tuo ordine. E quindi uno scorre, ricontrolli tutto l'ordine, tutte le cose che ho selezionato e poi qui nel tasto rosso paga ora, faccio paga ora e ecco qua la tua richiesta di pagamento è stata accettata, ammontare 29,83 e poi possiamo andare ai miei ordini. E qui nei miei ordini mi fa vedere tutte le cose che ho acquistato. Però andando qui ad account c'è tutto lo storico degli ordini, ordini non pagato, da spedire, spedito e da rivedere, che non ho capito che vuol dire da rivedere. Ah, ok, da rivedere è che devi lasciare se vuoi lasciare la recensione. E poi ci sono anche in controversia. Il tuo ordine è vuoto perché ho aperto delle controversie ultimamente, perché con Natale non sono arrivate delle cose, ho aperto controversia e mi sono stati rimborsati i soldi. Quindi io quando sento che sono stata truffata da AliExpress, sinceramente bisogna perderci un attimino di tempo, nel senso devi controllare la data di quando hai fatto quest'ordine, se vedi che sono passati 2 mesi, tu apri la controversia senza pensarci perché i soldi te li ridanno. Allora, per esempio, ecco qua quello che ho fatto adesso da spedire. Queste sono le cose che ho ordinato. Questa qua, per esempio, è la palette che vi dicevo che ho preso prima e sono ancora da spedire. Qui ho preso i miei soliti cose di le cartine di alluminio, quelle per togliere il semipermanente, e queste sono cose che sono da spedire. Per esempio, questo l'ho preso il 3 febbraio. Questi li ho presi il 3 febbraio e ancora non sono stati spediti, ma lo so perché appunto stanno in vacanza. Allora, che succede se dobbiamo aprire una controversia? Vado qui a spedito. E per esempio, che ne so, qui ho preso queste palettine di make-up e entro nel prodotto. Intanto mi chiede, di confermare se ho ricevuto l'ordine. Ogni volta che ricevete un ordine, confermatelo perché così, insomma, facciamo stare tranquillo il venditore e, non vanno avanti le controversie, eccetera, eccetera. Che succede? Su ogni prodotto, vedete? C'è aprire controversia, aprire controversia, aprire controversia. Io questo ordine l'ho fatto il 25 gennaio. Quindi se entro il 25 marzo non ricevo nulla, apro la controversia e come faccio? Entro nel prodotto dal mio ordine e poi faccio qui aprire controversia. Vedi che ti dice? Potete aprire una controversia 10 giorni dopo che il venditore invia la merce.
Allora, non la fa aprire la controversia perché praticamente ti danno una specie di assicurazione, appunto, che dura un tot di tempo, in genere sono 60 giorni per l'appunto, e fino a che non sono passati questi 60 giorni non ti fa aprire la controversia perché sei protetto da questa assicurazione. Quindi, fino a 60 giorni è tutto ok, purtroppo è tanto tempo, ma lo sappiamo che va così. Quindi io non ho mai avuto problemi. Tutto ciò che ho aperto controversia, ho ricevuto i soldi indietro e addirittura un paio di volte sono anche arrivati i prodotti. Quindi ho ricevuto i soldi indietro e ho ricevuto anche il prodotto. Quindi, raga, io tutto questo male non lo vedo. Va bene, allora adesso quando mi arriveranno questi prodotti vi farò anche il video dei prodotti che ho ordinato e nel frattempo me ne sono arrivati degli altri, ma sto accumulando perché vabbè, è inutile fare un video per due cosine. Quindi niente ragazze, il luogo della perdizione vi ho, per chi ancora non lo sapeva, vi ho fatto vedere come fare. Regalami il solito like che ti chiedo se ti è stato utile il video, iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!